Trema ancora la terra nel centro Italia. Due forti scosse sono state avvertite nella giornata di oggi. La prima alle 10.49 di questa mattina, avvertita in varie località delle Marche, Sinigaglia, Ancona, Jesi, Fabriano ed anche in Umbria. Secondo il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha avuto una magnitudo di 3.8 con epicentro a 2 km a ovest di Muccia, in provincia di Macerata, ad una profondità di 9 km. Nel primo pomeriggio poi la seconda alle 14.38 di magnitudo 3.4 ed è stata registrata ad Amatrice, l'epicentro ad una profondità di 13 km ed è stato individuato a 3 km da Amatrice e 8 da Campotosto nell'Aquilano. Ma in questo caso non ci sono stati segnalazioni di danni rilevanti a cose o persone. Qui la terra trema sempre, dice all'ANSA il sindaco di Muccia, Mario Baroni. Poi ogni tanto c'è una scossa più forte, come oggi, ed è devastante sotto l'aspetto psicologico, ma è anche un intralcio alla ricostruzione. La scossa di Muccia è stata avvertita chiaramente dalla popolazione sia a Perugia che anche nel Teramano e fino a Terni. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, alcune scuole della zona sono state rapidamente evacuate ed avviate immediatamente le verifiche tecniche sull'agibilità. A Camerino ferita lievemente una liceale, ha battuto la testa riparandosi sotto il banco, come previsto dalle procedure di messa in sicurezza per evacuazione. Dopo la scossa, quando i ragazzi sono usciti, alla giovane sono state prestate le prime cure. Le sue condizioni comunque non sono gravi. A San Severino Marche, al termine dei sopralluoghi, il sindaco Rosa Piermattei ha disposto il rientro a scuola degli alunni per domani, martedì 22 maggio. Purtroppo qui viviamo un'emergenza continua, ha sottolineato il primo cittadino Piermattei dopo i sopralluoghi. Abbiamo bisogno di una nuova scuola che dia tranquillità e sicurezza ai nostri alunni.